a tutti e benvenuti alla premiazione della 12ª edizione del Memorial Warrior Fronte. Sarà una premiazione lampo perché molti di noi devono tornare a casa, molti sono impazienti, molti anche non hanno mangiato, quindi insomma non voglio tediarvi con le mie informazioni. Certo, devo dire che questo avvenimento è per noi stato importante sin dall'inizio, perché abbiamo conosciuto personalmente Lorena, che è stata ha fatto parte del nostro vivaio, ha legato molto tra l'altro con il gruppo di Palermo. Questa è stata una cosa che ce l'ha fatta entrare nel cuore, quindi per noi è stata una cosa terribile che è successa, e questo evento ci è sembrato giusto sostenerlo da sempre. Un evento che è l'unico nel panorama, unico nel panorama siciliano, perché è un evento che è nato come torneo giovanile, è diventato un festival internazionale in un momento in cui c'era una grande crisi di manifestazioni. Era l'unica manifestazione che aveva un contributo, tra l'altro, consistente da parte della regione siciliana. Poi, nel momento in cui è cominciato a decadere sotto questo aspetto, è diventato un rapid, diventando infine rapid in conversione in Italia, con questa formula che riteniamo ottima, quella dei 3 punti per vincitore, 1 punto per il pareggio, con lo spareggio lampo per il podio, che è sempre emozionante da vedere. Quindi quest'anno abbiamo voluto rafforzare molto il torneo giovanile, abbiamo puntato molto su questo, abbiamo portato infatti praticamente quelli che sono giocatori che, pur essendo piccoli, da anni figurano nella top 10 o anche nel podio di tutte le manifestazioni giovanili. Quindi ha risposto positivamente Gela, ha risposto benissimo Palermo, Bagheria, altre realtà non tanto, però speriamo che tutti quanti prima o poi si rendano conto che questo evento è importante per tutta la Sicilia. È una manifestazione che nasce dal cuore, nasce dall'impegno della famiglia Fronte, che si è spesa in maniera enorme, si è sacrificata in maniera grande, sostenuta dalle strutture della zona, dal sindaco, dagli assessori, ma si è impegnata direttamente personalmente, coinvolgendo anche grandi giocatori, facendo scendere, ospitandoli. Insomma, quindi come prima cosa io vi chiederei un applauso per la famiglia Fronte, da 12 anni supporta questo evento in maniera egregia. Prima di passare alla premiazione, vorrei cedere la parola all'assessore Gisella Calì dello Sport, assessore Sport e Spettacolo, se non sbaglio, e la ringrazio pubblicamente per la sua presenza. Buonasera, buonasera a tutti. Come dicevo ieri, per me è una novità perché mancavo dal mio paese da tanti anni, quindi sono ritornata e ho conosciuto questa realtà bellissima che esisteva e che si è radicata così nel nostro paese. E mi piace moltissimo che sia ospitata all'interno del Palmento, parlando con la mamma di Lorena che mi ha raccontato tutte le vicissitudini, la volontà di avere questo torneo, ma in realtà come le cose si sono svolte poi in maniera naturale, perché proprio dalle persone qualificate è nata la voglia, la spinta appunto a portare avanti questo torneo che è diventata una realtà importante. Quindi sono molto contenta di ospitarvi, di avervi qui, sono commossa sinceramente, uno perché ho avuto modo di conoscere loro, che sono delle persone fantastiche, e poi perché sento fortemente, ecco, questo spirito di Lorena che è ancora c'è, quindi la volontà anche di privilegiare l'aspetto appunto dei giovani. Questo è sicuramente una cosa importante, uno perché credo che gli scacchi siano dagli sport quelli che poi magari tutti gli sport sicuramente aiutano a vivere meglio, ma in quest'epoca così veloce, così caotica, è proprio tra gli sport quello che più ti aiuta a fermarti e a ponderare bene le decisioni. Quindi grazie per quello che state facendo, grazie perché appunto venite così numerosi e spero che questa diventi sempre più una realtà. Noi come comune, come amministrazione abbiamo cercato di sostenere con il massimo che possiamo, è sempre poco. Poi in realtà è l'affetto che c'è nei confronti di questa famiglia, nei confronti di questa ragazza, che ha permesso che questa diventasse una realtà così importante. Grazie ancora e procediamo allora. Grazie. Chiaramente a nome della federazione non può che arrivarvi il saluto del Presidente del Consiglio federale, che sono a conoscenza di questa realtà veramente speciale. Io sono tanti anni che vengo, ma non conosco in Italia una manifestazione di questo tipo, che è veramente nata dalla volontà di Domenico e Angela, nata proprio dal cuore. Io ricordo il primo anno, i primi 2 anni che le case a disposizione, le case di Pachino aperte, la città aperta a questo torneo. Quindi, e soprattutto con la vocazione, come diceva Riccardo Benendino,
struttura veramente bellissima che, ripeto, io tanti tornei ho girato in Italia e devo dire che una struttura di questo genere non sfigura davanti ai tornei più importanti italiani, cioè veramente accogliente, spaziosa e anche prestigiosa. Tra l'altro c'è anche il padiglione, c'è anche la sede museale che dà un, come dire, arricchisce, come diceva l'assessore, a una disciplina che ha un aspetto anche culturale e formativo, un aspetto importante. Non è solo giocare un torneo di scacchi e riuscire a stare insieme a fare qualcosa di intellettualmente valido che coinvolga tutti e coinvolga una relazione che non sia banale, che non sia superficiale. Quindi davvero grazie. Poi voglio anche ringraziare particolarmente l'arbitro della manifestazione che è fuggito, fa prendere a fare le classifiche, è stato veramente in gamba, molto competente, autorevole, e quindi un applauso a Francesco Lupo, signor Presidente. E poi chiaramente a tutti quelli che hanno lavorato per questo torneo, principalmente gli accompagnatori, che hanno accompagnato i bambini, che sono stati qui 2 giorni, organizzando, prendendo acqua, prendendo merende, prendendo le cose. Veramente grazie a tutti per essere stati vicini a questa manifestazione. E poi anche devo dire un grazie anche al personale, ho visto le persone veramente a disposizione in questi giorni, il personale qui che lavora qui, devo dire molto disponibili e gentili. Quindi un grazie ancora a tutti, spero di aver dimenticato nessuno e possiamo passare direttamente alla premiazione. Allora, io voglio anche ringraziare Gaetano Mendola perché si è prestato molto gentilmente per filmare tutti gli spareggi che metteremo prestissimo online. Voglio ringraziare Riccardo Mazzaduri che ha sostituito Gaetano in un momento di difficoltà, l'arbitro è stato già ringraziato, ringrazio anche Roberta che ci ha supportato in maniera egregia per tutta la manifestazione. Detto questo, partiamo con la premiazione del torneo giovanile. Allora,